Sono con Buccolo, allora una partita difficile, quella di oggi. Abbiamo visto un secondo tempo diverso dal primo, il primo soprattutto di studio, insomma, aspettavate di trovare la giusta ripartenza e nel secondo, insomma, avete tenuto più palla, avete provato di più in avanti. Sì, al primo tempo eravamo un po' lunghi tra i reparti. Secondo tempo il mister ci ha chiesto di stare più corti, più compatti fra i reparti, appunto, e abbiamo fatto, secondo me, una buona partita. Non abbiamo mai rischiato e potevamo sbloccare la partita. È una partita difficile perché la Reggiani è una buona squadra costruita per vincere, perciò dobbiamo andare avanti, lavorare e sperare. Ecco, un altro risultato importante comunque, si allunga la striscia positiva. Sì, sicuramente. Abbiamo affrontato tre squadre forti come Bassano, Alessandria e Reggiana, costruite per vincere. Perciò abbiamo visto che ce la possiamo giocare con tutte e tre. Oggi abbiamo fatto un po' più di fatica, però ci può stare una partita anche di sofferenza, però con la giusta ripartenza potevamo sbloccare il risultato. Con Alessandria potevamo fare il risultato pieno e col Bassano abbiamo preso gol alla fine. Perciò dobbiamo lavorare, stare concentrati, tutti uniti e andare avanti. Secondo te dove può arrivare questo Padova? Guarda, io guardo al centimetro, non al chilometro, perché sono abituato così. Lavoriamo e so che abbiamo una buona squadra, perciò dobbiamo stare tranquilli con i piedi per terra e lavorare. Abbiamo due partite difficili adesso e ci dobbiamo andare con la testa giusta. In bocca al lupo.